siamo incontrati qui oggi, ma non siamo solo a Milano, siamo a Roma, siamo a Genova, siamo a Bologna, siamo ovunque, per dire in una voce sola, con una voce sola, no al terrorismo e ad ogni forma di violenza. Mio figlio mi fa sempre la domanda perché chi fa il terrorismo sono musulmani, noi non siamo terroristi. Io sono venuto oggi per farlo vedere o per farlo capire che i musulmani sono contro il terrorismo, per farlo vedere che ci sono altri tantissimi musulmani contro il terrorismo. Chi favorisce il terrorismo sono minoranze. Siamo qui oggi per dire forte e chiaro no al terrorismo, no alla guerra e poi per quello che ci riguarda nel caso specifico anche no a un'islamofobia che vuole additare la comunità islamica come un potenziale nemico. Io credo che fare questo sia fare un grossissimo favore sia ai terroristi. Non sono un imam, sono un cristiano. È giusto che quando succedono queste cose barbariche è giusto che tutti ci coalizziamo e soprattutto abbiamo una forza propulsiva dimostrando ai pazzi, perché in effetti c'è da dire che sono solo pazzi, di essere assieme. Scendere in piazza per dire ai francesi che siamo con le loro vittime e a dire no all'islamofobia, perché l'Islam non predica sicuramente al terrore, all'uccisione di altre persone. Perché il terrorismo prende tutti gli innocenti che non c'entrano per niente. Noi siamo contro questo, perché siamo tutti uguali. Io musulmane cristiano, bellissimo sono uguali. In Sharm el-Sheikh, Italia, Egitto, bellissimo sono uguali. Allah sono uguali, Maria sono uguali, Allah sono tutti sono uguali. Cosa rispondi a chi dice che prendere le distanze dall'ISIS non è abbastanza? Rispondo che non è mai abbastanza e che dire questo è molto pericoloso perché genera un sentimento di frustrazione per cui molti potrebbero dire beh siccome non è abbastanza allora e non è mai abbastanza allora non facciamo niente. Invece noi siamo qui per l'ennesima volta perché non è sicuramente la prima volta che manifestiamo per ribadire la nostra condanna ferma come credo che sia una condanna che debbano esprimere tutti verso questa violenza terrificante.